Solo davvero due note a margine per noi importanti. La prima è il linguaggio. Come molti di voi sanno, noi lavoriamo quotidianamente sul linguaggio, recuperiamo anche termini magari desueti e cerchiamo di rilanciarli con nuovi concetti. Allora, come avrete visto dal programma, in questa sala, in modo particolare, che abbiamo definito Visions Hall, ci occuperemo per 4 giorni di nuove visioni del futuro. Lo dicevo prima, poche analisi critiche e molti progetti per il futuro. È chiaro che questi ultimi derivano sempre da un'analisi critica. Il problema è quanto spazio dai all'uno e all'altro. La nostra cultura italiana tende a dare molta più importanza alla discussione critica, al pensiero critico, che non alla ricerca delle soluzioni. Noi qui in questa sala cerchiamo di fare il contrario e lo facciamo utilizzando due format che abbiamo recuperato dal passato e rilanciato, speriamo, e rigenerato. Il primo format è il convivio. Avrete visto nel programma, noi in questi 4 giorni vi proporremo 8 convivi, 2 al giorno, 1 alla mattina, comincia sempre alle 10, e 1 al pomeriggio, comincia sempre alle 5. Il convivio è una forma che è stata inventata, una forma letteraria che è stata inventata in Italia da un personaggio non da poco. Parlavamo prima di Leonardo da Vinci, ma insomma anche Dante Alighieri non scherza. Dante Alighieri, quando immagina e scrive il suo convivio, che rimane peraltro un'opera incompiuta perché non si può terminare per come lui l'ha immaginata, impone 2 regole che sono regole rivoluzionarie rispetto al tempo. La prima è che ogni convivio, quindi ogni riflessione legata alle diverse discipline e quindi alla tipica dimensione che si stava preparando e che poi sarebbe diventato il Rinascimento, quindi la filosofia, la riflessione biologica, la riflessione letteraria, quindi avere questo coacervo di discipline che si incontrano usando però il volgare. Quindi per la prima volta non si usa il latino, si usa il volgare, ma Dante fa di più, perché all'inizio di ciascun convivio teorizza che sia importante introdurre una canzone, cioè quindi introdurre una forma, tra virgolette, artistica che arriva dal basso e che riscalda gli animi. Quindi da questo punto di vista noi rispetteremo questa regola, non avremo una canzone, ma all'inizio di ogni convivio vi proporremo un contributo video vario, lo vedrete. Adesso vedremo il primo di questi contributi. Il secondo format, dopodiché avremo sempre 4 relatori, tra virgolette, in questa dimensione, che sarà, vedrete, molto conviviale. Noi cerchiamo di trovare la via di mezzo, ed è difficilissimo, tra il convegno e il talk show. A noi non piace né l'una né l'altra cosa, quindi cercheremo, e lo abbiamo in qualche modo elaborato insieme ai moderatori, coordinatori di questi convivi, che saranno però a loro volta comunque anche grandi protagonisti di questi convivi, e quindi ci sarà una prima parte di racconto di ciascuno dei partecipanti. Saliranno 1 alla volta sul palco, chiamati dal moderatore, e avranno 15 minuti di racconto legato proprio alla disciplina, al proprio progetto di crescita, alla propria visione. E poi ci sarà un'altra ora in cui invece si discuterà in modo conviviale, quindi cercheremo di ricostruire. Saranno sempre 5 le persone sul palco, ci sarà sempre un moderatore e saranno 4 i relatori. Nel primo pomeriggio invece vi proporremo per 4 volte nei 4 giorni la sessione, direi il corpo del festival, che è invece la sessione di dialoghi. Allora, per arrivare a dialoghi andiamo ancora più indietro, abbiamo ripescato la definizione di Platone dei dialoghi. Platone diceva: i dialoghi sono sfregamenti di anime. Questa cosa a noi è piaciuta molto. Ci sarà, vedrete, anche lì un grande rigore, creeremo una catena di dialoganti che non saranno tutti sul palco, ci sarà anche qui un coordinatore che li chiamerà 1 alla volta, ma la caratteristica dei dialoghi sarà: non è un TED all'americana, noi non siamo americani, rispettiamo un modo molto one man show che è tipico dei TED, 15 minuti racconti la tua idea di innovazione, noi siamo italiani e quindi pensiamo che la relazione tra un dialogante e l'altro sia comunque importante. E allora cosa avverrà?
che ciascun dialogante farà un'unica domanda al dialogante che lo ha preceduto. Si creerà una sorta di catena e ci sarà un minimo di sfregamento di anime utilizzando questa tecnica. Ecco, questi sono i due format che noi abbiamo immaginato per questa sala in modo particolare, per questo piano che sarà dedicato alle visioni. Invece a Pianterreno, come diceva Linda, abbiamo tre sale, una è la Media Lab, dove chiederemo a ciascuno dei dialoganti, dei relatori del convivio, di dedicare magari mezz'ora di tempo a chi proporrà interviste e proverà ad andare in profondità, e abbiamo qui diversi gruppi di studenti di IED, del Politecnico, della scuola di retail di Publitalia, cioè abbiamo mescolato anche qui molto le carte, punti di vista, tagli che sono anche diversi, economici, filosofici, progettuali, e chiederemo a ciascuno dei protagonisti, e non a caso li abbiamo definiti gli ambasciatori della crescita, perché quello che noi abbiamo chiesto a chi ci accompagna in questo percorso di 4 giorni, e quindi i vari relatori che si succederanno su questo palco, non abbiamo chiesto un intervento di un quarto d'ora, di mezz'ora, abbiamo chiesto un impegno di aiutarci come ambasciatori nella crescita anche nelle università in cui insegnano. Questo è già avvenuto, sta già avvenendo, abbiamo più di 10 università che hanno aderito a questo progetto, abbiamo più di 40 aziende, abbiamo fondazioni, lo vedrete dal programma, quindi su questo non mi dilungo. A questo punto io chiederei alla regia di lanciare il primo video, quello che incarna i 4 giorni del festival, per capire cosa intendiamo noi per crescita, i 6 temi, coltivare, educare, intraprendere, insomma lo vedremo, perché poi daremo inizio al primo convivio. จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด